Sì, la settimana scorsa sono scese 10 persone, fra cui c'erano 5 uomini, 3 donne, 2 bambini piccoli, insomma, che stavano male e quindi li ho visitati. Adesso rimangono a bordo 43 persone che da 13 giorni fanno avanti e indietro senza avere la possibilità di scendere. È disumano, sono stanchi, hanno chiesto aiuto. Hai gente che è scappata dalle carceri, dalla Libia, che ha sofferto molto e adesso si trova a stare su una barca. Una barca comunque, anche se è sicura, ma una barca piccola dove si può stare 2-3 giorni, ma non 13 giorni, capisci che queste persone vanno incontro a dei problemi di salute, ma soprattutto dei problemi psicologici importanti. Ci sono ancora dei bambini a bordo e non è normale, è disumano che il nostro vice premier, il nostro primo ministro dell'interno possa dire che non scenderanno neanche a Natale. È disumano, non è comprensibile. Adesso io non vorrei fare il braccio di ferro, non dobbiamo fare il braccio di ferro con Salvini, ma quello che dobbiamo pensare è fare scendere queste persone in qualche modo. Ecco perché io chiederò agli Stati membri di fare qualcosa oggi, subito, farli scendere, farli arrivare in Europa in qualche modo e poi magari mettere mano a quello che è il regolamento di Dublino, che è quello che ci sta ponendo tutte queste problematiche. Ma io chiederò, perché già la disponibilità la Germania l'ha data a farli scendere, quindi qualcuno sicuramente potrà farlo ancora, visto che l'Italia non lo vuole fare. Magari li facciamo scendere invece di fargli fare il giro della circunnavigazione dell'Europa per arrivare in Olanda, li facciamo scendere a Malta, magari se il Malta è disponibile a farli scendere, e poi da lì attraverso gli aerei farli arrivare in qualche paese diciamo, che appartengono alla nostra Europa. Per l'accordo di questi paesi. Ma certamente che ci vuole l'accordo, ma sicuramente lo dobbiamo trovare un accordo, lo dobbiamo trovare perché è giusto, è umano, non è possibile. Che cosa aspettiamo? Che restano veramente fino a Natale in quella Sea Watch, oppure qualcuno che commetta qualche atto gravissimo di autolesionismo, se non addirittura di più, perché c'è gente che vuole suicidarsi e quindi noi non possiamo avere sulla coscienza, ecco, un fatto del genere. È disumano, totalmente inaccettabile quello che sta succedendo. Questa gente deve scendere, sono delle persone, sono gli esseri umani, non è possibile che l'Italia si possa comportare in questo modo e violare tutti i diritti umani, diritti sanciti dalla nostra Costituzione e non solo. Quindi è ovvio ed è giusto ed è importante che gli Stati membri prendano oggi una decisione, fare scendere queste persone. Ma sì, ma è una farsa, è tutta una farsa, è uno scoop, capisci? Quindi quando si tratta della Sea Watch piuttosto che della Marioni o piuttosto che della 18, allora si fa tanto diciamo così, rumore, quando invece continuamente in questa settimana sono arrivate più di 100 persone a Lampedusa, li ho viste anch'io, più di 100 persone sono arrivate. C'è stato uno sbarco di 81, un altro sbarco di 12, un altro sbarco di 8 e sono stati portati da noi nel porto, sono stati portati dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, quindi i porti non sono chiusi, però non se ne parla. Allora, si fa tanto per bloccare la Sea Watch e dare, diciamo. Ma sicuramente è un problema di ONG, loro non vogliono, ma io dico che le ONG veramente se ne devono andare, le ONG se ne devono andare, le navi militari, se ne devono andare anche Pietro Bartolo e tutti i medici che si occupano di queste persone, perché queste persone non devono arrivare attraverso il mare, perché il mare è crudele, non perdona, devono arrivare attraverso i mezzi, i canali regolari, attraverso i corridoi umanitari, quello che volete, ma non possono più arrivare in questo modo, non è più sostenibile.